Focus Today in Tangier. No, no. Tangier. This is Shenlong Temple. Another. This temple no Mukumbo. I think next week I shall go. Il tempio più grande dell'India si è rivelato superiore ad ogni attesa. Naturalmente, quando un complesso occupa 60 ettari, questo significa che il tempio è una specie di città ai margini della città. I cerchi concentrici, che sono 7, perché 7 sono l'età della vita che essi simboleggiano, sono tutti segnati da mura merlate, per cui sembra di stare in una specie di gigantesco insieme di bambole russe bidimensionali. E la successione dei gopuram, in tutto più di 20, è assolutamente straordinaria. Passi da una cerchia all'altra, ognuna sovrastata da 4 torri, ai punti cardinali, in una sequenza cinematografica surreale. E meno male che qui i gopuram sono in un ordine razionale. Qui, dalla quarta cerchia, devi abbandonare le scarpe e il viaggio, meraviglioso per la mente, si trasforma in una tortura fisica per il corpo. Oggi era una giornata limpida. Questo significa che di sicuro si sono toccati i 40 gradi. I selciati erano roventi, e unica salvezza era qualche straccio buttato nei percorsi più battuti dal sole implacabile, sui quali rifugiarsi prima che i piedi pigliassero fuoco. Poi lo straccio si raccoglie e si butta più in là per una nuova corsa disperata e lancinante. Almeno io lo buttavo più in là, tra sorrisetti di compatimento. Perché gli indiani sembra abbiano camminato sui carboni ardenti fin da piccoli e non facevano una piega. Io ho dato forfè non so a quale recinto. Del resto, al recinto sacro finale, quello dal tetto d'oro, mica ci sarei potuto entrare ugualmente, proibito ai non hindu. Naturalmente il tempio mica l'ho visto tutto, e non solo per questo motivo, credo ci vorrebbe una settimana. Thank you.
Mm-hmm.